eccoci qua, ben trovati. Vi presento subito l'ospite nostro di quest'oggi, il dottor Francesco Verde, un chirurgo ortopedico. L'ho costretto a venire da Bergamo, dove è primario, presso l'ospedale L'Humanitas di Bergamo. Sì. Ben trovato, dottore. Grazie per aver accettato l'invito, soprattutto grazie per averci portato qui questa grande novità, il fast track applicato alla chirurgia protesica. Che sembra una parola magica ed in realtà lo è. Allora, ha qualche cosa di magico, in realtà è una vera e propria filosofia, perché è in buona sostanza un nuovo modo di vedere la gestione del percorso del paziente all'interno dell'ospedale, più in generale attraverso lo stato di malattia per arrivare poi alla guarigione. Ed è una visione moderna di come va gestito l'ammalato, gestione che è iniziata nel nord Europa un po' di anni fa, che è stata messa in pratica da un certo Kellett, un chirurgo danese, che l'ha teorizzata e l'ha realizzata nella pratica. Per cui ci sono alcuni paesi del nord Europa nei quali il fast track è la procedura ordinaria con la quale vengono gestiti tutti i pazienti operati di protesi di anca e di ginocchio, ma in generale in tutta la chirurgia. Applicato alla chirurgia protesica di anca e ginocchio, questo ha un ritorno eccellente, perché modifica la qualità e la velocità del recupero del paziente, effettivamente. Che poi è quello che tutti desiderano, risolvere il problema e tornare presto alla vita, alla propria normale, attività. Ora, dottore, noi, perciò parlavo di parola magica, in questa filosofia c'è anche la magia di interventi mini-invasivi. Certo. Ovviamente sono interventi chirurgici, ovviamente abbisognano di un periodo di recupero che viene accelerato grazie a questa filosofia, però sapere che si deve soffrire di meno, con meno spargimenti di sangue, mi lasci passare questa banalità, certo. Perché tutte le persone dicono finché si opera un altro, ah interessante, quando poi è sul proprio corpo c'è quel timore. Assolutamente. Parliamo di interventi mini-invasivi, ci spiega un poco come si procede. Sì. Allora, il tema è questo, la protesica di ginocchio è una protesica ormai diffusa su larga scala, cioè è una chirurgia che riguarda più di 100.000 impianti l'anno, quindi stiamo parlando di un numero enorme di pazienti, almeno in Italia. Ed è quindi una chirurgia che ha anche un impatto sul sistema sanitario nazionale molto rilevante, anche in termini di costi. Peraltro il paziente deve affrontare un intervento che è di per sé stesso complesso nella procedura ed è altrettanto complesso anche nel recupero, quindi avere la prospettiva del fast track da un punto di vista psicologico è estremamente significativo per il paziente, significa avvicinarsi alla chirurgia in maniera più serena. Per noi da un punto di vista pratico significa che mettiamo in pratica un sistema che gli permette di, per farvi un esempio, essere messo in piedi già a 6 ore dall'intervento. Quindi il paziente viene operato alla mattina, al pomeriggio già in piedi a camminare e inizia immediatamente il suo recupero. Per rendere possibile tutto questo è necessaria la partecipazione di tutti gli elementi del percorso. Significa l'ortopedico, l'anestesista, l'infermiere di sala operatoria, il fisiatra, il fisioterapista, l'infermiera che si occupa di gestire la terapia del dolore. Cioè esistono dei punti focali dai quali non si può prescindere ed è il prodotto di una collaborazione fattiva da parte di tutti. Quindi è impensabile realizzare un percorso perché io ortopedico ho deciso di realizzarlo senza il coinvolgimento, la collaborazione di tutti gli altri, tutte queste figure. Per cui è evidente che dal mio punto di vista, per quello che riguarda la mia parte, la sala operatoria è il momento fondamentale e io devo realizzarlo attraverso degli interventi che siano il più possibile mini-invasivi. Significa che con le procedure che io utilizzo in sala operatoria devo ridurre le perdite ematiche, la durata dell'intervento e tutto quello che c'è nella vecchia visione chirurgica e che può rallentare o rendere più pesante il trattamento. Non so, nel ginocchio non utilizziamo il laccio emostatico, utilizziamo un farmaco che serve poi alla fine dell'intervento a ridurre le perdite ematiche, cerchiamo di essere più attenti nella coagulazione, utilizziamo delle protesi più giuste con un design che sia più moderno e attraverso delle vie chirurgiche che siano più rispettose delle strutture
ossee, muscolari e tendine. Questo vale sia per l'anca che per il ginocchio. Anche la tecnologia aiuta perché fornisce ormai dei materiali che sostituiscono le ossa. La tecnologia ha fatto dei passi da gigante negli ultimi 10 anni estremamente significativi. Io ricordo negli anni 2001-2002, in quegli anni lì che iniziavo il mio percorso protesico, utilizzavamo delle protesi che sono radicalmente diverse rispetto a quelle che utilizziamo ad oggi. In termini di design, in termini di disponibilità di taglie, quindi più adattabili a quella che è l'anatomia delle persone, quindi con una filosofia proprio nel disegno che è più moderna. I materiali di per sé stessi sono leggermente cambiati, quindi sono un pochino migliorati, ma non è tanto il discorso dei materiali quanto il design proprio, cioè così come sono pensate le protesi oggi funzionano meglio. Garantiscono anche un comfort migliore, no? Proprio a chi... L'obiettivo è quello di raggiungere un maggior comfort per i pazienti, che però, attenzione, non vorrei che passasse poi questo messaggio sbagliato, non è solo il design che è migliorato, e anche la filosofia e la tecnica chirurgica che si è modificata, perché si sono capiti alcuni elementi, passaggi fondamentali che possono determinare il discomfort dei pazienti e che quindi possono migliorare complessivamente la qualità dei risultati. Ecco, a questo punto, dottore, io farei un passo indietro. È chiaro che nel caso di un incidente l'anca può uscire dalla sua sede, può lesionarsi, così come un ginocchio, ma per quale motivo a un certo punto della vita di una persona, mi riferisco in particolare all'anca, compare quel dolore, compare quella difficoltà di camminamento, di stare seduti, fino in alcuni casi a una semiparalisi, insomma persone che dicono la mia vita è finita e poi magari con una chiacchierata con lei scoprono che la vita invece ricomincia benissimo. Ma allora in realtà la patologia artrosica, che è quella di cui parliamo fondamentalmente, per esemplificazione del discorso, siamo soliti dividerla in due grandi categorie. Quella primitiva, primaria, cioè quella che non riconosce una causa ben precisa, o meglio, nella quale noi non riusciamo a identificare delle cause precise, ma nella quale ci sono diversi elementi che combinandosi in maniera variabile, quindi imprevedibile, determinano lo sviluppo dell'artrosi, cioè del consumo della caviglia. La tempesta perfetta, esatto. Avviene quello che non si spiega, però è perfettamente, esatto, è crudelmente, esatto, vero. E il risultato è che progressivamente il paziente sviluppa dolore e limitazione funzionale, che è quella che poi ti porta a ricorrere all'intervento chirurgico. Intervento che ad oggi è tra quelli meglio conosciuti per in termini di rischio di complicanze, di qualità di risultati. Ed è un intervento, quello della protesi cadanca, assolutamente di successo, attraverso cui il paziente recupera completamente, ritorna ad una vita assolutamente normale. Ci sono casi in cui tutte e due le anche creano problemi e si può intervenire su tutte e due le anche contemporaneamente? Assolutamente sì, in realtà la patologia combinata artrosica è molto comune, cioè è molto frequente quella condizione nella quale il paziente sviluppa l'artrosi primitiva da ambo i lati, e vale anche per il ginocchio evidentemente. In questi casi si possono effettuare gli interventi bilaterali simultanei. Nella mia casistica essi rappresentano tra il 15 e il 20% degli impianti che eseguo correntemente, quindi significa una chirurgia ordinaria, va bene? È una chirurgia che necessita di una migliore organizzazione ovviamente ospedaliera, va bene, per poter rispondere a quelle che sono le criticità, no, di un intervento più complesso quale è quello bilaterale. Ma è assolutamente fattibile e in delle tempistiche anche chirurgiche abbastanza rapide. Mi piace che lei dice ordinaria, a me viene invece da dire straordinaria, perché questa persona che magari soffre di una patologia limitante a entrambe le anche e magari anche al ginocchio può fare in un'unica operazione, in un'unica seduta, un intervento che è risolutivo di tutto. E in questo caso le diceva in 6 ore in piedi, magari ci vuole un po' di tempo in più. No, assolutamente uguale. Ma questo è il vantaggio della filosofia fast track. Quando noi abbiamo iniziato col fast track ragionavamo nei termini di una selezione di un gruppo di pazienti quali fossero più motivati a poter affrontare questo percorso accelerato, e quindi selezionavamo anche dei casi più semplici, protesi monocompartimentale del ginocchio, protesi totale di anca da primo impianto. Poi abbiamo capito che in realtà è una filosofia che funziona a prescindere dalla selezione dei casi, cioè va bene per tutti. Per cui ad oggi tutti i pazienti che opero al mattino, quindi i primi 3 della mattinata, quindi che siano essi primi impianti, revisioni, bilaterali simultanei oppure intervento combinato di anca più ginocchio, a 6 ore dall'intervento sono in piedi a camminare nel mio reparto e senza difficoltà.
questo è. Siamo un paese di sportivi, anche se sportivi sui generis, molti sono sportivi in pantofole e guardano gli altri praticare lo sport. Le ginocchia sono esposte a rischi praticamente in tutti gli sport, forse solo negli scacchi, no? Alla fine sono coinvolte. Le è capitato di avere a che fare con sportivi professionisti che quindi, oltre a essere collaborativi, magari le mettevano anche fretta, dicevano io devo tornare a giocare, devo tornare sì, a correre. Sì, allora ovviamente essendo cambiata la qualità e lo stile di vita di tutti, sono cambiate anche le esigenze dei pazienti, per cui è molto più frequente l'osservazione di pazienti anche in veneranda età che hanno necessità di mantenere il loro livello di attività sportiva. Questo è parzialmente un inganno. Da anni si discute sulle possibilità di continuare l'attività sportiva dopo protesi. Ed è possibile, ma limitatamente a delle attività sportive a basso impatto. Cioè noi distinguiamo delle attività sportive che sono consentite dopo una protesi e quelle che non sono consentite. A prescindere da questo, c'è da dire che il paziente ben motivato è in grado di riprendere qualsiasi tipo di attività, purtroppo. E dico purtroppo che va, perché va frenato poi. Per esempio, riprendere a sciare. Lo sci da discesa è uno sport ad alto impatto che non va consentito, ma molti pazienti lo riprendono a fare. Ci sono anche, si operano anche i maestri di sci e quelli non puoi impedirgli di continuare la propria attività professionale. Quindi mi è capitato spesso di operare degli sportivi, ma il segreto vero di questa domanda che spesso i pazienti ti pongono, posso continuare a fare la mia attività sportiva, è se il paziente effettivamente l'attività sportiva la eseguiva prima dell'intervento, perché altrimenti stiamo parlando di niente. Il paziente che non faceva sport prima dell'intervento continuerà a non farlo dopo. E dalle casistiche, anche per sport a basso impatto, il 50% dei pazienti rinuncia all'attività sportiva dopo protesi, perché probabilmente, verosimilmente, manca della motivazione. Dottore, rimane poco tempo, però rimane una domanda, gliela devo fare. Si può fare l'intervento ai bambini, cioè in fase di crescita? E se si può fare nei casi particolari, no? Poi va ripetuto quando avviene la maturazione ossea? Allora, evidentemente non è una chirurgia che nasce per i bambini e neanche per i giovani adulti. È una patologia che, come linea di massima, dovrebbe riguardare le persone in età avanzata. Di fatto, per ragioni diverse, esiste una piccola quota di pazienti anche giovani, perché per eventi sfortunati, esito di traumi che non erano evidentemente previsti, una frattura non te la metti in calendario, così come per interventi chirurgici sfortunati, andati male e ripetuti, si può arrivare quindi a un quadro di artrosi precoce. In quei casi la protesica risponde comunque ad un'esigenza fondamentale, che è quella di permettere uno stile di vita che sia consono a quell'età del paziente. È evidente che in quest'ordine di cose diventa preponderante riuscire a rispondere alle esigenze dell'ammalato nell'immediato, cioè io ti permetto di avere una qualità di vita accettabile per la tua età e dopo, a distanza di 15-20 anni, ne riparleremo. Ad oggi le revisioni si fanno, quindi rispetto al passato gli strumenti che abbiamo a disposizione sono di gran lunga migliori, migliorati in termini di qualità, per cui è possibile ragionare su un paziente anche su di un lasso di tempo molto lungo, considerando che bisognerà ragionare sulla possibilità di revisioni protesiche. Perfetto, il tempo è scaduto, è stato gentilissimo ad esaurire grazie tutte le mie curiosità, ne avrei ancora tantissime altre, però ci dobbiamo accontentare per questa volta. Torni a trovarci se non è troppo faticoso. Assolutamente. A presto, dottore. Ringraziamo il dottor Francesco Verde, ringraziamo anche voi a casa, ci rivediamo presto.